Buonasera, ben ritrovati, ottava puntata di Pane, Amore e Fidelis, anche questa sera temi molto interessanti, abbiamo anche un paio di ospiti con cui andremo ad approfondire le tematiche dell'ultima domenica, parleremo in particolare di Siracusa Fidelisandia e di questo pareggio che ha consentito all'Andria di conseguire per la prima volta in stagione il terzo risultato utile consecutivo, e questo naturalmente è un aspetto molto positivo soprattutto dal punto di vista psicologico, anche se muove poco la classifica. Dicevo che parleremo di quello che riguarda Siracusa Fidelisandria con dei graditissimi ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo le due ultime novità in casa Fidelis, i giocatori che hanno preso il posto di due titolari infortunati ma che stanno svolgendo il loro compito davvero molto molto bene, e passo subito a presentarvi Manel Minicucci. Buonasera. E Federico Annoni. Buonasera. Abbiamo preferito unire la loro presenza perché sono praticamente entrati insieme in questo contesto e veramente se la stanno cavando egregiamente. Naturalmente con me anche stasera, come sempre, ci sarà Francesco Martucci. Ciao Peppino, buonasera a tutti. E poi nell'angolo riservato ai tifosi e alle loro osservazioni abbiamo questa sera Fabio e Marino, che io ringrazio per la loro presenza. Allora, andiamo subito a parlare di questa partita. Vi ricordo anche che noi stiamo seguendo il big match del girone C di Lega Pro fra Lecce e Foggia. Il risultato è ancora di 0-0, ma il Foggia ha già colpito una clamorosa traversa. Vi aggiorneremo anche su questa sfida, ma tante altre cose diremo durante il corso della puntata. Ed è evidente che, come sempre, dobbiamo partire dalla copertina preparata per noi da Francesco Martucci, che ce la presenta. Sì, diciamo che questa settimana, nella copertina odierna, l'oggetto di questa copertina è questa Fidelis un po' sospesa tra passato e futuro. Una Fidelis che si porta dietro ancora qualche problemuccio dal passato, ma una Fidelis che però sembra aver imboccato la strada giusta, come dimostrano i tre risultati utili consecutivi da cui è reduce. Adesso però la Fidelis deve imparare a spiccare il volo per dare continuità ulteriore a questi risultati e guadagnare altre posizioni in classifica. Vediamo la copertina che ho realizzato come al solito insieme a Gianni Monterisi. Non serve una macchina del tempo per tornare al passato o proiettarsi nel futuro, basta spostare indietro le lancette dell'orologio, come fatto col passaggio all'ora solare nella notte tra sabato e domenica. Per la Fidelis targata ottobre 2016, viaggiare nel tempo significava riscoprire una continuità di rendimento che non sembrava appartenere al suo presente. Missione compiuta, almeno a giudicare, dal recente filotto di tre risultati positivi, comprendente due pareggi in Sicilia e la vittoria interna col Cosenza. Un filotto utile a ritrovare fiducia nei propri mezzi, oltre che a migliorare la deficitaria classifica di qualche settimana fa. Eppure, specie a Siracusa, si poteva, anzi si doveva, dare di più, osare maggiormente per centrare il primo acuto lontano da Andria, sentire per credere, quanto dichiarato a fine gara da un mister Favarin soddisfatto solo in parte. Noi abbiamo bisogno di dare continuità di risultati, di prestazioni, anche la prestazione è stata buona, tranne i primi 20 minuti dove abbiamo un pochino così pensato di gestire la partita sbagliando, abbiamo subito l'intensità e le situazioni del Siracusa, però dopo la squadra ha tenuto bene il campo fino alla fine, insomma direi che, ripeto, il pareggio va bene, però insomma potevamo osare un pochino di più.
Insomma, il secondo 1-1 consecutivo in trasferta e in rimonta, dopo quello acciuffato per i capelli ad Agrigento, non è certo da buttare, anche perché testimonia una rinnovata capacità di reazione quando le cose si mettono male. Tuttavia lascia non pochi rimpianti in casa biancazzurra, dove prevale la consapevolezza dell'occasione sprecata contro un avversario per nulla trascendentale. Molle l'approccio all'impegno, scariche le armi impugnate nella ripresa per tentare il possibile ribaltone. Né dolcetto né scherzetto, dunque, per Aia e compagni, ieri in campo con addosso un'insolita maglia arancione, tipo zucche di Halloween, quasi un omaggio all'imminente festività pagana Made in USA, con tanto di streghe esorcizzate dai prodigi che San Giacomo Poluzzi ha operato tra i pali. Per restare in tema, il ritorno al passato, compiuto col pieno recupero del portierone bolognese, rappresenta una certezza inscalfibile, non meno del 3-5-2, sistema di gioco ormai adottato in via definitiva. Il ritorno al futuro è invece garantito dalla freschezza dei giovani Annoni e Minicucci, capaci di non far rimpiangere i convalescenti Tartaglia e Mancino. Concludendo, dopo il lungo peregrinare alla ricerca di un'identità precisa, la Fidelis pare aver finalmente imboccato la strada giusta. Adesso però deve decidersi a spiccare il volo. Ritorniamo in studio per parlarvi di un'altra novità che sta accompagnando la produzione di Pane, Amore e Fidelis. Francesco? Sì, è una novità che era già partita la settimana scorsa, è stata una sorta di collaudo quella della puntata precedente, e questa sera l'abbiamo confermata anche perché ha riscosso il gradimento dei nostri spettatori. Parliamo della diretta su Facebook, quindi un ulteriore modo per seguire la nostra trasmissione, che potete seguire in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, ricordiamo la pagina di Pane, Amore e Fidelis. Sì, pagina di Telesveva o pagina di Pane, Amore e Fidelis per seguire in diretta la puntata di Pane, Amore e Fidelis, appunto. Allora, cominciamo finalmente a parlare di questa partita. Allora, Manel, che partita è stata? Francesco parla di una occasione persa. Avete avuto anche voi questa sensazione a fine partita? Noi sì, diciamo che in parte anche era anche questa la sensazione del gruppo. Eravamo un po' rammaricati, ma sappiamo che era importante portare a casa un risultato utile. Fuori casa non è mai facile, siamo andati in casa di una squadra affamata che aveva bisogno di muovere le acque, di portare a casa il risultato, e uscire da lì con un punto importante ci dà sempre morale. Ovviamente le occasioni le abbiamo avute per portare 3 punti a casa, però... Federico, che cosa è mancato secondo te per raggiungere quella che poteva essere la prima vittoria esterna della stagione, che sembrava sempre lì lì per avvenire, però alla fine insomma è mancato il guizzo vincente? Abbiamo mancato un'occasione sotto porta che era quasi gol, diciamo. È mancata la lucidità negli ultimi metri, quello solo. Una partita che comunque insomma ha avuto un canovaccio già descritto dal mister in questa intervista. Ancora una volta l'Andri ha peccato nell'approccio iniziale. Perché secondo te? Dovevamo trovare un pochino più di continuità nell'approccio anche mentale per quanto riguarda l'affrontare la partita, anche se nelle ultime tre abbiamo sempre fatto bene, sinceramente. Manel, però c'è comunque una diversa attenzione dell'Andria nelle gare interne, dove partite sempre a sprombattuto e riuscite a dare un'intensità che non sempre si riesce a vedere in trasferta. Sì, questo è un dato di fatto, diciamo, i risultati parlano chiaro. Non so, non trovo un motivo preciso al di fuori che la nostra casa ci dà delle motivazioni in più, i nostri tifosi al nostro fianco,
si fanno sentire, sì. Già detto in precedenza, è uno spettacolo giocare in casa ad Andria e abbiamo una carica in più reale quando si gioca a casa. Sempre analizzando la partita di Siracusa, voi due avete trovato ancora una volta spazio nella formazione di partenza. Quanto avete avvertito diciamo l'importanza di giocare con un pizzico di continuità? È importante per un giocatore, per tutti i giocatori è importantissimo ricevere continuità, soprattutto per abitudine, per trovare comunicazione con i propri compagni, perché la continuità porta a questo, e soprattutto fiducia nei propri mezzi. I risultati oltretutto sono risultati buoni per la squadra e quindi ti danno ancora più fiducia. Federico, siete stati bravi, tu e Manella, ad aspettare il vostro turno pazientemente, nemmeno tantissimo, perché insomma tutto sommato il campionato non è partito da tantissime giornate, quindi bravi a cogliere l'attimo giusto per sentirsi in qualche modo importanti per questa squadra. Beh, l'importante è farsi trovare pronti anche nei momenti difficili, diciamo, questo è l'importante, dare apporto alla squadra, e credo che il dovere l'abbiamo fatto e spero che questo momento continui, diciamo. Anche perché insomma fra un po' dovrebbe riprendere anche Tartaglia, però diciamo che ecco il vantaggio per voi è quello che Favarini ha dimostrato, comunque insomma, di voler puntare su chi è pronto nel momento in cui si svolge la partita, senza guardare più di tanto alla carta d'identità. Manuel, nel tuo caso tu avevi fatto una bella impressione nell'amichevole con il Bari, subito appena arrivato ad Andria, è arrivato da pochissimi giorni, poi sei un po' scomparso dai radar e sembravi quasi una meteora, poi improvvisamente invece rispolverato da Favarin hai dimostrato insomma che in questa squadra ci puoi stare tranquillamente e puoi dire la tua con estrema positività. Sì, cos'era successo in quel periodo? No, ma come ha detto il mio compagno, noi siamo giocatori e dobbiamo essere sempre pronti in qualsiasi momento. E in quel periodo il mister aveva fatto delle scelte sue, personali, che in base a quello che vedeva in settimana, io ho sempre dato il massimo, ho sempre cercato di avere un mio posto a titolare, ovviamente, certo. Tutti ci alleniamo ogni giorno per quello. E è stata una scelta del mister, io naturalmente ho aspettato il mio momento e sono consapevole di averlo sfruttato al massimo. Federico, un'Andria che fino a qualche settimana fa era troppo altalenante, finalmente un pizzico di continuità, è bastato davvero modificare il modulo tattico o ci sono anche altre ragioni secondo te? Secondo me, al di fuori del modulo tattico, ci dobbiamo mettere in testa che siamo una bella squadra e che possiamo ottenere anche grandi risultati anche contro le big, diciamo, anche contro il Cosenza, come abbiamo dimostrato. Dobbiamo solo metterci in testa questo, perché le potenzialità credo che le abbiamo viste tutte, anche sia in casa che in trasferta, e bisogna avere solo la mentalità giusta, tutto questo. Le difficoltà della partita con il Siracusa sono state probabilmente determinate anche da un terreno di gioco non ottimale. A volte può sembrare una scusa banale quella di prendersela con il terreno di gioco, ma la sensazione netta, almeno vista da casa, era che il terreno di gioco non era ideale per poterci giocare, perché c'era, e lo si vede anche dalle immagini, erba abbastanza alta. È stato questo un problema di questa partita?
diciamo, io penso sia stato più un contorno. Sì, è la verità, il terreno non era il massimo. Abbiamo subito, appena entrati nel terreno di gioco, abbiamo visto che l'erba era eccessivamente alta e questo comportava naturalmente una fatica in più. Però siamo stati bravi nei 90 minuti a gestire questa fatica in più. E intanto io chiamo un attimo in casa i nostri amici che rappresentano qui un po' la tifoseria, chiedo a loro di fare una prima domanda ai nostri ospiti, scegliete voi a chi rivolgervi, loro risponderanno ai vostri quesiti che rappresentano un po' quelli della tifoseria. Sì, buonasera, volevo chiedere a entrambi, nonostante il mister Favarin sin dall'inizio ha dei punti fermi, se il gruppo, la tifoseria vi ha aiutato, insomma, a sopperire queste assenze e se avete trovato difficoltà nel o meno. Diciamo che quando sono arrivato qua la piazza già la conoscevo e so che è una grande piazza, una calda piazza che vuole tanto e noi cercheremo sempre di dare tanto per il rispetto anche dei tifosi e della città. Manella? Io condivido pienamente quello che ha detto Federico. Sapere che dietro al nostro lavoro ci siete voi ci dà una forza incredibile. È anche un attestato di stima da parte vostra che ogni domenica venite a sostenerci. E anche per la gente che non trova continuità o trova poco spazio, è un piacere venire e dare il massimo per 20, 10, 30 minuti quanto viene chiamato in causa. Marino, una domanda anche da parte tua? Anzitutto buonasera. Niente, volevo chiedere ad entrambi, dopo la scoppola di Monopoli sono arrivati 5 punti, 2 pareggi e una vittoria. La squadra è sembrata molto più determinata, più concentrata nel campo. Cioè, la mia domanda era se praticamente cosa vi siete detti nel post Monopoli? Diciamo che la partita contro il Monopoli è stata una partita anche determinata da episodi. Anche in quella situazione secondo me non abbiamo fatto una cattiva partita, anche perché, come ho già detto, è stata determinata da 2 episodi sporadici. E vabbè, per quanto riguarda il dopo partita, cioè, ci siamo sempre detti le stesse cose, le solite cose che un gruppo deve fare per poterne uscire da una situazione del genere, nel senso fare più gruppo, magari dare qualcosa di più durante la settimana, durante gli allenamenti, e avere un approccio alla partita un pochino diverso sin dai primi minuti. Che sensazione hai avvertito tu dopo questa partita con il Monopoli, che aveva determinato anche un po' di fibrillazione nell'ambiente? C'è stata una reazione repentina di tutto il gruppo, di tutto il gruppo, quando parlo di gruppo parlo sia del presidente, del direttore, del mister. Tutti sapevamo che dovevamo dare una scossa ai nostri risultati, perché era importante per noi e per la piazza, e siamo stati bravi a reagire. Adesso torniamo un attimo su Siracusa. Questa la chiedo a Federico come difensore, anche se stai giocando, insomma, con maggiore propensione offensiva nel 3-5-2, tu puoi fare sia il quarto di destra nella difesa, sì, 4 sia nel terzino. E da qualche settimana è rientrato tra i pali Giacomo Poluzzi, senza nulla togliere ai ragazzi che lo hanno sostituito nelle prime partite. Tu, che per la prima volta stai giocando con lui alle spalle, hai avuto la sensazione di maggiore sicurezza? Trasmette effettivamente maggiore sicurezza? Beh, quello sicuramente, anche perché l'esperienza che ha Giacomo, non cioè gli altri due portieri non ce l'hanno ancora, devono ancora avere i loro anni, diciamo, sulle spalle. Contro la partita con Siracusa è stato bravo a determinare alcuni episodi che ci hanno portato poi a questo pareggio, diciamo, ci hanno aiutato.
Io vorrei in questa prima parte della trasmissione anche cominciare a conoscere un po' più a fondo questi ragazzi che sì, si stanno facendo conoscere sul campo in queste prime loro esperienze con la maglia dell'Andria, ma che hanno un loro passato. Allora comincerei da Minicucci. Manuele, la tua storia calcistica, da dove parte e soprattutto come sei arrivato ad Andria? È un viaggio lungo. È un viaggio giovanissimo, ma già lungo. Ho iniziato a giocare nelle periferie di Roma, sotto casa come tutti quanti. Dopo il settore giovanile sono stato preso dalla Lazio. Ho fatto Laziale? No, romanista. Neanche, sono interista. Le persone intelligenti e preparate si vedono da questo. Vai avanti. Non è un caso, allora, non glielo ho chiesto per far esprimere esperienza. Positivo in pagella. In più, giusto. Fatto i miei 3 anni alla Lazio, dopodiché ho deciso di con mio padre di andare in 2 società di Roma sempre importanti. Una era il Football Club, che mi ha cresciuto per 1 anno, e dopodiché, dopo una fusione, sono stato uno dei ragazzi scelti per andare all'Atletico Roma. E quell'anno lì siamo arrivati in finale del campionato Elite del Lazio, e Bruno Conti, lo scout della Roma, è famosissimo, mi ha visto giocare, oltretutto ho segnato in semifinale contro di loro, e mi ha scelto quell'estate, mi ha portato a Roma. Dopo 2 anni il mio rapporto con la Roma è finito, sono andato a Siena, dove ho conosciuto Stefano Antonelli, che mi ha portato a Bari l'anno dopo, e dopo 2 anni a Bari sono approdato ad Andria. Federico, invece, le tue esperienze... Comincia pure tu con il dichiararti di che squadra sei tifoso. Interista. È una trasmissione eccezionale oggi, veramente eccezionale. Non l'ho fatto apposta, ve lo dico che non l'ho fatto apposta, però questi 2 ragazzi hanno veramente un grande futuro. Allora. Io ho iniziato a giocare nelle periferie di Milano, ho iniziato da Corsico, poi sono passato a Legnano. Da Legnano lì mi ha visto il Novara, qui ho fatto 3 anni, 1 anno di allievi nazionali e 2 di primavera. Finiti i 2 anni di primavera, sono 18 anni, sono andato in Toscana a giocare, a Borgo Buggiano, il primo mio anno di Lega Pro, diciamo, quando era in C2. E poi da lì dovevo essere riconfermato ancora a Borgo, e durante l'estate qualcosa non è andato, la squadra non si iscrisse più. E da lì sono andato a Melfi con un po' di fatica, anche un po' in ritardo, e ho fatto le ultime 3 stagioni lì. E quella dell'anno scorso forse è stata la peggiore, anche perché siamo retrocessi e non è stata una bella stagione. E poi, grazie al direttore D'Oronzo, sono arrivato qua ad Andria quest'anno. Francesco ha una curiosità, ma sì, prima di soddisfarla voglio ricordare un appuntamento che può interessare tutti i nostri amici a casa. Mercoledì 2 novembre alle 18:30 presso lo store della Givova, che è sponsor tecnico dell'Andria ma anche sponsor della nostra trasmissione, ci saranno i giocatori della Fidelis Andria che saranno lì a disposizione di chi vorrà fare foto per firmare autografi, quindi un momento, diciamo, di vicinanza tra i tifosi e i giocatori della Fidelis, favorito appunto dallo store Givova che si trova presso il centro commerciale di Andria. Francesco. Sì, volevo chiedere una curiosità a Manuel Minicucci. A proposito del tuo curriculum, tu hai maturato anche una breve esperienza in Croazia, nella seconda divisione croata, nelle file di una squadra che si chiama Dragovoljec, correggimi se sbaglio. Esattamente. Ne vogliamo parlare? Perché è una cosa abbastanza curiosa. Sì. L'ultimo anno a Bari c'era il direttore Razvan Zanfir, che aveva contatti con
con la Romania e comunque sia con i paesi dell'est. E dopo una prima fase, una prima parte di stagione passata tra le fila della primavera del Bari, un procuratore, Dikic si chiama, e mi ha visionato e mi ha proposto di andare a giocare per 5 mesi in prestito a Zagabria, nell'Hrvatski Dragovoljac, esattamente, detto bene. E sì, è stata un'esperienza importante, perché comunque sia la prima esperienza da professionista in un calcio diverso da quello italiano, un calcio molto fisico, molto aperto, con giocatori molto bravi tecnicamente, e anche con le difficoltà che comporta andare in un paese in cui la lingua è totalmente differente. Il livello medio della B croata paragonabile? È un buon livello, è un buon livello. Io lo paragonerei anche a una Serie C, sì. A una Lega Pro, sì. Italiana. Fra l'altro il calcio croato sforna talenti in continuazione, sì. Quindi probabilmente, insomma, e fanno giocare squadre molto giovani, sì. Proprio per dare questa opportunità. Ci stiamo avviando verso la fine della prima parte di questa 8ª puntata di Pane, Amore e Fidelis, ma abbiamo ancora spazio per qualche domanda. Manel, l'Andria nelle ultime partite si è vista con maggiore insistenza in fase offensiva. Rimane però ancora una certa difficoltà a trasformare questo gioco in gol. Ancora la produzione realizzativa è abbastanza ridotta, soprattutto da parte del reparto offensivo. Non a caso il miglior realizzatore dell'Andria è un centrocampista, Daniel Ionescu, alla sua terza segnatura. Tu come te lo spieghi? Io penso che è una qualità l'essere cinici, che si raggiunge con la serenità. Noi adesso stiamo cercando la continuità dei risultati, che è una cosa che ci dà tranquillità a tutti quanti, e sono sicuro che il nostro reparto offensivo ne gioverà moltissimo. E questo viene piano piano. Invece a Federico chiedo di questa disposizione tattica che sembra invece dare maggiore serenità al reparto arretrato, giocare sapendo di avere una buona copertura difensiva alle spalle ti aiuta immagino, soprattutto quando devi spingere in avanti per cercare di dare un supporto all'azione offensiva. Sì, diciamo che avere i tre centrali dietro aiuta molto i due esterni, anche perché i nostri tre centrali hanno tanta esperienza e sanno gestire bene queste partite anche contro il Siracusa. Diciamo che poi personalmente a me il quinto piace molto fare, anche perché ho molto più spazio per poter salire e per dare anche una manovra e un aiuto e supporto ai centrocampisti e agli attaccanti, diciamo. C'era Francesco che aveva una curiosità. Sì, visto che avete toppato completamente la risposta alla domanda sulla squadra del cuore. Vabbè, non ascoltatelo, e purtroppo ha un brutto difetto e poi ve lo spiego. Vi chiedo se c'è invece un giocatore al quale vi ispirate o che per voi comunque rappresenta un punto di riferimento. È una domanda che faccio spesso ai nostri ospiti. Mi riferisco chiaramente a giocatori di alto livello. Insomma. Cioè, tieni conto che insomma Cruz, che è venuto la settimana scorsa, ha detto di ispirarsi ad uno molto modesto, un certo Ronaldo. Quindi, insomma, ha ispirato poca gente. Allora, voi invece? Io, per non essere ripetitivo con Cruz, perché mi sembra abbastanza scontato la risposta, io ho sempre trovato una certa passione per Baggio. A me è sempre affascinato il suo modo di giocare, la sua lealtà, il suo essere uomo in qualsiasi occasione.
Io invece Maicon. Tempi dell'Inter. Vedi, ti sei fatto un autogol, Francesco, quindi no. Mi dispiace, insomma, era prevedibile che i loro punti di riferimento fossero giocatori importanti di una certa squadra. Siamo veramente alla fine di questa prima parte, ma come al solito vi chiedo di rimanere con noi, perché vedete abbiamo due ospiti molto interessanti che stiamo scoprendo anche non soltanto per la loro bravura sul campo, ma anche per come sono bravi davanti alle telecamere. Quindi io adesso do la linea alla pubblicità e ne approfittiamo anche per così bere un po' di birra, perché abbiamo perso tempo, diciamo, con le domande, non abbiamo avuto la possibilità di versarci la birra. Quindi linea alla pubblicità. Ma... ritorniamo in studio per la seconda parte di Pane, Amore e Fidelis, dopo la consueta dolce sosta favorita dalle cose molto buone preparate dai nostri amici della pasticceria Montereale. Ma noi torniamo a parlare di calcio con i nostri ospiti, torniamo a parlare dell'ultima partita della Fidelis Sandia, del pareggio di Siracusa. Terzo pareggio consecutivo in trasferta. Dopo le iniziali difficoltà, questo che cosa significa, Manuel, non soltanto sotto l'aspetto psicologico? Questo significa che ci stiamo avvicinando piano piano ad ottenere il risultato pieno, secondo me. Siamo giornata dopo giornata acquisendo sicurezza, tranquillità nei nostri mezzi. Come ha detto Federico prima, abbiamo un integrale di ottima qualità, siamo giocatori importanti e abbiamo anche esperienza, giocatori di esperienza. Io penso che il tempo sia dalla nostra parte e che riusciremo a portare il risultato pieno a breve. Federico, il clima dello spogliatoio com'è? Il clima dello spogliatoio? No, diciamo che rispetto a un mesetto fa siamo molto più sereni e più tranquilli. Poi viviamo la settimana in un approccio diverso, diciamo, con più serenità. E questo è quello che conta poi alla domenica, che lo trasmetti in campo. Il vostro rapporto con Favarin, che ha un modo di essere molto presente e anche un sergente di ferro, dicono, voi insomma ce lo confermate? Sì, è così, anche perché sa quando magari deve dire la parola giusta ai magari più giovani, anche come me, come Manel, e sa quando invece deve gestire anche quelli più grandi, quindi ci vuole un po' di sintonia, ecco, per gestire questo spogliatoio. Francesco. Resto su di te, Federico, per chiederti, ti sei reso conto che dopo 5 minuti hai rischiato un po' di provocare un calcio di rigore? Forse la regia ci può aiutare con le immagini di questo episodio, vorrei che la commentassi insieme a noi. Vediamo se ci sono le dovrebbe immagini. Essere, sì, questo cross dalla destra, l'uscita un po' a vuoto di Poluzzi, poi tu intervieni sul secondo palo. Si è buttato, dai. Beh, diciamo che... Però se si vede al rallenti, le mani sulla schiena ci sono, magari forse non te ne sei proprio reso conto. Beh, diciamo che lui era già in volo e ho fatto quel tocchetto in più per poterlo mettere fuori tempo, diciamo. Un intervento di mestiere, diciamo. Esatto. Sì. E tu, Manel, come l'hai visto questo? Giusto. Gente che brivido, però, Sì. Quello... il rischio fa parte del gioco, però è stato bravo, secondo me, non è né rigore né niente. Intervento. Comunque il rigore lo hanno avuto lo stesso poi. Sì. Purtroppo. Quali sono state le difficoltà maggiori di questa partita? Secondo me difficoltà siamo stati noi a crearci delle difficoltà, perché non siamo partiti convinti di fare la partita. Loro ci hanno preso in contropiede, noi sapevamo che loro sarebbero partiti così forte, come abbiamo detto prima, perché avevano bisogno di un risultato in casa che desse morale a tutta la società, alla squadra e ai loro tifosi. E noi abbiamo subito un po' questo nei primi minuti, ma dopo siamo stati molto bravi a reagire. Sappiamo che non è facile recuperare un risultato e soprattutto recuperarlo fuori casa.
Peppino, ricordiamo anche che è finito il primo tempo della partita tra Lecce e Foggia, 0-0 al termine dei primi 45 minuti, partita abbastanza divertente, con occasioni da una parte e dall'altra, ha cominciato meglio il Foggia, poi è venuto fuori il Lecce, l'occasione migliore è quella sicuramente costruita dopo 5 minuti dal Foggia, con Rubin che ha tentato un gran tiro al volo dal limite dell'area, la palla si è stampata sulla traversa. Federico, un altro dato molto importante a mio parere è che nella prima parte di questo campionato l'Andria dava la sensazione che tutte le volte che passava in svantaggio aveva una certa difficoltà a recuperare, invece sia da Agrigento che con il Siracusa la rimonta, sia pure insomma parziale, non c'è stato il sorpasso, però almeno il pari lo avete raggiunto, un segnale positivo anche questo, se vogliamo. Sì, siamo arrivati a un punto che ci siamo messi in testa che era così o così. Cioè, o dovevamo fare risultato o dovevamo fare risultato, questo era lo scopo e la testa che ci eravamo prefissati. Certo, insomma, evitare di passare sempre in svantaggio forse non sarebbe male, perché finora fuori casa, tranne che a Caserta, siete sempre andati sotto, e questo non è un bene, insomma. Beh, diciamo che con la partita contro l'Agrigento anche lì è stato un episodio, non penso che sia stata colpa anche della squadra, anche perché quello ha indovinato un tiro da 30 metri che era il gol della domenica, diciamo. E nonostante questo, vabbè, la squadra contro Agrigento ha fatto un'ottima prestazione, anche perché si è visto il cambiamento della settimana precedente. Francesco, cominciamo con le domande degli amici da casa, domande che sono arrivate come sempre sulla nostra pagina Facebook, e poi naturalmente lascerò la parola anche a Marino e Fabio. E allora cominciamo con una domanda di Daniele, domanda per entrambi i nostri ospiti, il quale Daniele scrive: entrambi siete entrati per sostituire gli infortunati Tartaglia e Mancino, ora i due sono pronti al rientro, però voi come vivete l'eventuale ritorno in panchina dopo aver fatto comunque bene in queste ultime giornate? Beh, non anticipiamo le scelte dall'allenatore, insomma. No, l'eventuale, diciamo, infatti parla di eventuale. Diciamo che tornano, Mancino è già tornato a disposizione e ha giocato nel secondo tempo di Siracusa, è ipotizzabile che da domani possa riprendere gli allenamenti anche Angelo Tartaglia. Allora, con la disponibilità di Mancino e Tartaglia aumenta notevolmente la concorrenza? Ovviamente, come hai detto prima, tutti ci alleniamo al massimo ogni giorno per ottenere un posto titolare la domenica, e questo vale per tutti quanti. Il mister ha dimostrato che conta sui giocatori e non, come hai detto, sulla carta d'identità, quindi in questo momento stiamo facendo bene. L'11 titolare ha fatto 5 punti in 3 partite, 2 pareggi fuori casa in Sicilia, che secondo me, a mio parere, sono ottimi risultati. E sta al mister decidere, ma come detto, lui non guarda le condizioni e quello che pensa lui, saranno le scelte fatte. E quindi, insomma, lo stimolo a fare sempre bene. Federico chiedeva a Daniele, non dimentichiamoci la sua domanda, un eventuale ritorno in panchina, che cosa significherebbe per voi? Beh, queste sono scelte che farà il mister poi durante la settimana. Io cercherò sempre di dare il massimo, come ho sempre fatto da quando sono arrivato qua. Del resto, comunque, si può essere anche utile eventualmente entrando a gara in corso, quindi insomma non è sempre indispensabile. Certo, la continuità paga, lo diciamo prima con Manel, però è importante che l'Andria abbia la possibilità di poter contare eventualmente anche su soluzioni importanti dalla panchina, che possa essere Annoni o Minicucci o Mancino o Tartaglio o chi per loro, insomma. Quello sì, è ovvio, basta dare supporto alla squadra anche se si è in panchina e dare sempre il meglio di se stessi, tutto qua. Ancora da casa. Da casa una domanda di Gianluigi per Manel Minicucci: qual è la posizione in campo in cui ti trovi meglio?
In questo momento mi sto trovando molto bene a giocare interno di centrocampo, devo essere sincero. Dopo, cioè, diciamo, inaspettato esordio titolare in questo ruolo, ho dimostrato di poter giocarmela tranquillamente. Ma prima avevi giocato sempre solo da esterno? Ho giocato da esterno, destro-sinistro, da prima punta e da dietro le punte. Anche però, da prima punta? Sì, sì. Di movimento, è un falso 9. È un falso 9. A casa mia. Allora, domande dai nostri amici. Fabio? Sì, volevo chiedere innanzitutto se il fatto che la piazza di Andria sia esigente, quest'anno diciamo che l'obiettivo è stato dichiarato la salvezza, però se potrebbe aiutarvi in un futuro, cioè vi renderebbe più responsabili, comunque avendo una piazza esigente, magari in un futuro andando in altre squadre più blasonate, diciamo che... cioè, lo spiro per anche per voi. Diciamo che in una piazza esigente si sente di più la pressione, però per diventare giocatori devi saper gestire la pressione che una piazza ti dà, e sappiamo tutti che se si va bene la pressione diventa in gioia sia da parte del tifo che da parte della squadra, perché condividere dei risultati positivi con un tifo come quello di Andria è una cosa meravigliosa. La domanda di Marino? Sì, io volevo chiedere qual è stata la motivazione di venire qua ad Andria, cosa vi ha spinto a venire qua a giocare, se avete avuto altre richieste oltre a quelle di Andria. Poi volevo chiedere a Federico se c'è differenza giocare ad Andria o a Melfi, o magari giocare con un pubblico più numeroso, diciamo di una squadra meno blasonata. Beh, sicuramente a Andria non c'è lo stesso tipo che c'è a Melfi, quello di sicuro. Poi tocca, vabbè, al giocatore saper gestire magari le pressioni da tifoseria o altro. È normale che, per quanto mi riguarda, più gente c'è allo stadio, più magari ti carica questo. È un motivo in più per far bene, anche per te stesso, per poter ambire a qualcosa di più per l'anno prossimo, come avete detto voi. E niente. Allora, chiudiamo la prima, diciamo, la parte più importante che riguarda l'analisi della partita appena conclusa con la consueta rubrica dei ci piace e non ci piace. Poluzzi ci piace. Comincia con un'uscita fuori tempo non da lui, ma si riscatta subito con due parate in rapida successione. Non arriva per un pelo sul tiro dal dischetto di Catania e nella ripresa salva il pari con altri due interventi decisamente complicati. Il solito baluardo. Tito non ci piace. Nel complesso la sua prestazione non sarebbe da cestinare, ma sulla valutazione pesa il doppio errore che provoca il penalty del vantaggio siciliano. Nell'occasione regala palla a Catania con un controllo difettoso e poi lo stende ingenuamente. All'inizio, inoltre, concede troppo sulla fascia di competenza. Minicucci ci piace. Ha saputo aspettare il suo momento, giunto ad Agrigento per effetto dell'infortunio di Mancino. Ha giocato titolare le ultime tre gare, producendosi con personalità da veterano in un crescendo continuo, culminato nell'ottima prova di Siracusa. Forse è qualcosa in più di un'alternativa al numero 10, che lo ha sostituito nella ripresa. Cianci non ci piace. Vale lo stesso discorso fatto per Tito. Anche nel caso dell'attaccante barese sono gli episodi a influenzare in negativo la valutazione. Sebbene non difetti in impegno, il giovane Pietro pecca di lucidità sotto porta, soprattutto quando si divora il gol del sorpasso a fine primo tempo. Onescu ci piace. Fa tanta legna in mezzo al campo, sfibrandosi in continui inseguimenti e alimentando le azioni d'attacco. Ha inoltre il merito di siglare il pareggio con la terza marcatura personale in campionato, stavolta rocambolesca, ma non per questo meno apprezzabile delle due precedenti. Francesco, c'era un'altra domanda che volevi fare? Sì, una curiosità divertente, se vogliamo, personale. Può rispondermi chi vuole. L'esultanza di Onescu mi sembra che abbia mimato l'accensione di una moto, un'impennata, qualcosa del genere. Sì, sinceramente non abbiamo capito. Diciamo che magari è una cosa personale tra lui e qualcun altro. Allora, so, sarà la prima cosa da chiedere. Ecco, infatti, non so chi stava guardando.
Vabbè, questa singolare, ce la deve spiegare sicuramente domani alla ripresa degli allenamenti. Allora, io direi mancano 10 minuti alla fine di questa puntata, e allora andiamo a dare un'occhiata, a meno che Francesco non ci sono ancora domande da casa. Da casa per il momento no. Io comincerei ad analizzare un po' il prossimo impegno. Allora, Manel, si torna a giocare in casa, dove finora insomma l'Andria ha sbagliato, almeno dal punto di vista del risultato, la partita con il Monopoli, e si torna a giocare con la Vibonese, reduce da una importante vittoria in casa. Come al solito voi comincerete ad analizzare questa partita da domani con il mister, che sicuramente vi farà vedere qualche filmato, vi parlerà diffusamente di questa squadra. Voi che sapete? Diciamo che per ora è una squadra che ha raccolto meno di quello che meritava. Io ho visto personalmente degli spezzoni delle loro gare, e hanno buoni elementi. Sicuramente la loro classifica gli darà qualcosa in più dal punto di vista della cattiveria, perché devono recuperare strada persa, ma noi giochiamo in casa, è a casa nostra. Fra l'altro, non so se lo sai, te lo dico io, questa partita riserva un confronto indiretto con un giocatore che proprio nel tuo ruolo attuale poteva arrivare ad Andria. Non facciamo certo una scoperta se diciamo che insomma uno degli obiettivi di mercato dell'Andria è stato per un certo periodo anche l'esperto Favasuli, che poi è finito alla Vibonese e che gioca proprio nel ruolo attualmente occupato proprio da una curiosità che può in qualche modo essere anche un confronto a distanza. Certamente, ogni partita è un confronto a distanza con il proprio avversario, per questa cosa che ti dico sinceramente non sapevo, mi dà un stimolo in più. Dimostrare, dimostrare che ha fatto bene, esattamente, Federico, diciamo che il rendimento casalingo dell'Andria depone a vostro favore, ed è un dato importante, ma pesa in partite come quella con la Vibonese l'importanza del risultato, e quindi il dover quasi vincere a tutti i costi. Diciamo che queste partite sono forse per l'approccio mentale quelle un pochino più difficili, anche perché loro arriveranno qua affamati di punti e daranno tutto quello che hanno, di sicuro. Per avere anche quei punti però bisogna dire che qualche lacuna avranno, quindi noi dobbiamo puntare su quello. Manel, la Vibonese, abbiamo detto, arriva da una vittoria casalinga. Nello storico di questa stagione abbiamo notato come l'Andria si esprima proprio al massimo delle sue possibilità contro le potenziali grandi del campionato. Io credo non sia un caso che le partite più belle siano state quelle di Foggia, quella in casa col Catania e quella in casa con il Cosenza. Questo significa che incontrare squadre che si difendono ad oltranza è un problema in più per l'Andria. Sì, secondo me sì, è un problema, perché naturalmente gli spazi si riducono e giocare contro avversari che hanno come unico obiettivo il difendersi crea problemi ad ogni squadra. Quando si va ad un confronto aperto contro un'altra squadra gli spazi sono maggiori e secondo me possiamo esprimere meglio le nostre qualità. Questo. Parlando un po' della prossima gara, si gioca di pomeriggio per la prima volta in casa. A voi
fa una certa differenza giocare ad un orario piuttosto che ad un altro, o incide poco sulla gara? Beh, perché te lo dico, perché è un periodo in cui si discute parecchio sull'orario di gara. C'è chi dice che giocare alle 8:30 è controproducente, che magari anche per avere Invece per me è il contrario. Giocare magari di sera mi sento più attivo, invece che giocare magari al pomeriggio alle 2:30. Magari è un fattore fisico. Domenica comunque si gioca alle 4:30, non alle 2:30, non alle 8:30, alle 4:30 è perfetto. Quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Diciamo che per la sfida con la Vibonese, l'Andria potrebbe, almeno in teoria, avere quasi tutto l'organico a disposizione. Poi naturalmente vedremo un po' l'esito di alcuni infortuni, perché non dimentichiamoci che a Siracusa non c'erano, oltre a Tartaglia, neanche Valotti, che ha un problema di una caviglia, Starita, credo problema di adduttori, se non sbaglio, e Claric, che dovrebbe essere il più facilmente recuperabile, perché dovrebbe averlo superato. Quindi la sensazione, Manella, è che quest'Andria comincia ad avere qualche alternativa in più rispetto a quello che si ipotizzava qualche settimana fa. Sì, assolutamente. E recuperare i giocatori, diciamo, infortunati è importante per tutti quanti, perché danno opportunità in più, danno più spunti per le, durante la gara, per le sostituzioni, anche per gli allenamenti. Essere tutti quanti a disposizione è importante. Con la Vibonese si torna a giocare, abbiamo detto, al dell'Ulivi, e diciamo, abbiamo già parlato più volte dell'importanza del pubblico. Federico, che sensazioni si hanno stando in campo con una curva così piena e così soprattutto diciamo forte nell'incitamento della squadra? Beh, è normale che il giocatore carica molto, anche per affrontare mentalmente la partita, sentire magari il tuo nome, oppure anche l'incitamento stesso dà molto al giocatore, anche se sembra una banalità, ma dà tanto, diciamo, per quanto riguarda la testa, le gambe e tutto. Un'ultima domanda la lascio fare a Francesco Martucci, e poi il rito consueto di ogni fine puntata. Allora, visto che stiamo seguendo anche il big match del posticipo tra Lecce e Foggia, a proposito, è cominciato il secondo tempo, le due squadre sono sempre sullo 0-0, vorrei chiedere a entrambi i nostri ospiti chi vince secondo voi il campionato e dove può arrivare la Fidelis in questo torneo, che a mio parere è abbastanza livellato, perché fatta eccezione per le prime quattro della classifica, vale a dire Juve Stabia, Matera, Foggia e Lecce, mi pare che almeno una decina, forse anche una dozzina di squadre siano più o meno sullo stesso livello. Sì, diciamo che il girone C è un girone molto equilibrato. Come hai detto te, a parte le top del girone, che sono appunto Lecce, Foggia, Matera e Juve Stabia, tutti si possono giocare l'accesso ai playoff. Noi lavoriamo giorno dopo giorno e naturalmente domenica dopo domenica per raggiungere il nostro obiettivo. Se io dovessi puntare il dito su una pretendente al titolo diretto, io in questo momento lo darei al Foggia, per qualità singole, per modo di gioco, giocatori, ovviamente un'ottima squadra. Federico? Io invece penserei alla Lecce, scusa, perché ho giocato anche insieme a Caturano e anche l'anno scorso sempre la stessa rosa più o meno, e diciamo che è una squadra abbastanza dura. E l'Andria? L'Andria, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, non di puntare solo alla salvezza, si spera, e poi quello verrà di partita in partita, diciamo, l'approccio. Vivrete la giornata.
E allora siamo proprio alla fine di questa puntata, vi ricordo che chi vuole può mercoledì alle 18.30 recarsi presso lo store Givova del centro commerciale La Mongolfiera per incontrare i giocatori della Fidelis e fare delle foto, farsi autografare qualche maglia, insomma qualche gadget della Fidelis Andria, perché loro saranno a disposizione appunto dei tifosi. Ma noi come sempre concludiamo la puntata dando la possibilità ai nostri ospiti di firmare il pallone ufficiale della Fidelis Andria, che lo ricordo alla fine di questa stagione sarà poi posto all'asta per ricavare soldi che andranno in beneficenza per Amatrice. E allora il pennarello a Manel, che sceglierà Grazie. Uno spicchio di questo pallone per mettere la sua firma. Non so se hai notato le fasce che... Ho notato. Allora, e questo Grazie. Per Federico. Bene, rito completato, altre due firme si aggiungono al nostro prezioso pallone. E allora concludiamo questa ottava puntata con i ringraziamenti di rito. Ringrazio Manel Minicucci. Grazie. Federico Annoni. Grazie a voi. Francesco Martucci. Buonasera a tutti. Fabio Grazie. E Marino, ed è proprio tutto, e mi raccomando rimanete con noi. Ah, ecco, dovevo ricordarvi un'altra cosa importante, ricordatevi di risintonizzare il vostro televisore, perché fra qualche giorno ci sarà la necessità di farlo per trovare il canale di Telesveva, che rimarrà comunque il canale 17, ma ecco, seguite le istruzioni che vi vengono date durante il corso della giornata da parte di Telesveva. Allora l'appuntamento è per lunedì prossimo, ore 21, canale 17 di Telesveva. Buonasera.